cominciato a cercare sul web e tramite anche parenti che ho all'estero, quindi in Canada e negli Stati Uniti, e sono stata indirizzata verso la vostra clinica in Svizzera. E poi da lì ho contattato Nikita, ho compilato il questionario ed è stato poi lui a contattarmi in realtà tramite videochiamata e ho parlato con uno dei vostri medici e mi sono convinta perché comunque le cellule staminali mi incuriosivano già da tempo. In realtà io ho contattato una clinica di Boston che faceva il vostro stesso lavoro e mi diceva che più vicino a casa avrei trovato la stessa cosa e mi ha indirizzato la clinica di Boston a cercare in Svizzera in realtà. E poi dalla Svizzera sono stata portata a Belgrado perché anche in Svizzera ci sono delle limitazioni con le cellule staminali per l'autismo. Quindi è stata una clinica a indirizzarmi, però sul web si trova subito su questo medico. Vabbè, ho cercato ovviamente informazioni in più, ho guardato molti video di persone che avevano già fatto cellule staminali, e questo sì sicuramente, però avevo già deciso ancora prima di parlare con Nikita che volevo fare questo trattamento. Sì. La professionalità, la pulizia, la clinica comunque è nuova, si vede i macchinari sono nuovi, la disponibilità del personale, mi sono sentita bene. Quando si va in un paese straniero si ha sempre paura, no? Perché non si conosce la lingua, perché non sai mai se ti stanno fregando, hai sempre il dubbio, no? E quindi quando arrivi già ti senti rassicurata già dalla prima impressione, sinceramente. Mio figlio, la sua diagnosi è autismo e la cosa peggiore era che non dormiva. Non ti guardava negli occhi, non giocava con gli altri bambini, proprio gli dava le spalle, li evitava. Questi sono i problemi principali del bambino. Lui all'inizio parlava, prima di fare comunque il trattamento, parlava solo con me, poco, solo con me. No, dopo il trattamento lui ha cominciato all'inizio con le parole, poi frasi complete, ma poi a parlare, a cercare il mio sguardo, a cercare anche lo sguardo degli altri e piano piano si è ampliata, ha cominciato a cercare lo sguardo degli altri bambini, a parlare con le maestre, a dare il bacino anche a un'estranea, cosa che prima non aveva mai fatto. È egoniaco. Cioè impara a memoria, riesce a imparare un film a memoria vedendolo anche una volta sola e lui per comunicare usava le frasi che imparava nei cartoni o nei film, le usava in modo corretto ma usava comunque frasi a memoria. Adesso ha iniziato a fare le sue frasi. Noi abbiamo fatto il primo trattamento con le cellule staminali placentari qui e la prima cosa che è cambiata sin da quasi subito è che mio figlio ha iniziato a dormire tutta la notte e quello è stato il primo passo, quindi è stato anche molto più tranquillo, non aveva più crisi di nervosismo. Mio figlio ha tantissima pazienza, non si arrabbia più, se io gli dico di aspettare lui aspetta, se gli dico no lui lo accetta, cosa che prima non esisteva. E influiva anche molto il fatto che lui non dormisse ed era molto più nervoso. Parlava soprattutto in inglese, la nostra lingua è l'italiano, ma lui non la parlava quasi per niente.
ha sempre la conoscenza di più lingue perché gli piace, una sua passione, lui impara tramite YouTube spagnolo, inglese, francese, gli piace. Però adesso con me comunica in italiano, con frasi complete, non solo una parola e parole sue. Adesso lui arriva a scuola, arriva felice, mi lascia la mano, mi saluta, mi dice ci vediamo presto, va a giocare insieme agli altri bimbi, si inserisce nel gioco anche se già iniziato, adesso con le costruzioni piuttosto che con altri giochi, fa il trenino, balla, se c'è la recita fa i balletti, adesso per Dio partecipa insieme agli altri. Adesso lui mi dice quello che prova, questo per me è importantissimo, quindi sono triste, sono felice, voglio questo, voglio quello, se vuole il succo piuttosto che il panino, lo chiede con sue parole, prima invece no, prima lui faceva segnali, prendeva per la mano, adesso invece viene e mi chiede quello che vuole, che è la cosa più importante. Aspetta, allora, la prima volta siamo arrivati è stato, abbiamo avuto qualche difficoltà con le vene del bambino perché è stato piccolino, abbiamo avuto un pochettino di difficoltà, purtroppo l'abbiamo dovuto sedare perché il bambino comunque è molto forte, è anche piccolo, non è solo perché è autistico, nessun bambino vuole un angolo nel braccio, penso che sia normale, però abbiamo fatto delle infusioni di immunologica. E sempre tramite Flebo abbiamo fatto delle infusioni che servono sia per rinforzare le sue difese immunitarie che per migliorare la circolazione cerebrale e poi abbiamo fatto le infusioni sempre tramite Flebo di cellule staminali, la prima volta placentari, questa seconda volta invece abbiamo provato con quelle umbilicali. Assolutamente sì, perché anche se si dice che è una cosa soggettiva, che ogni bambino poi ha i suoi miglioramenti, magari potrebbe non averne, non lo so, non è il mio caso i miglioramenti ci sono stati anche tanti. La consiglio prima di tutto perché non ci sono effetti collaterali, quindi noi mamme tendiamo tutto per i nostri bambini, giusto? E quindi il fatto già stesso che non ci siano effetti collaterali, perché non tentare? E poi perché nella mia esperienza ho avuto effetti positivi, grandi effetti positivi. Sono qui per la seconda volta e penso di tornare per la terza volta, quindi.